Buongiorno a tutti dal vostro M. Sono qua in piazza dei 500 davanti alla stazione Termini che sto aspettando un mio amico. L'avete intravisto ieri sera, andremo a fare un giro oggi visto che lui è architetto e mi spiegherà tante cose su Roma. Andremo a vedere qualche cosa visto che oggi aveva tempo. Questo che vedete è il casino degli autobus per completare il collegamento tra i due tronconi della metro A chiusa. Sono qui davanti a Santa Maria degli Angeli con Gianluigi che vi ho presentato prima. Guarda, fammi vedere la guida. È una vecchia edizione però. Ha deciso di farmi una cultura su Roma e quindi anche lui... Anche perché è pesante, posso tirargliela volendo. Da quello che si conosceva dell'antico, e delle volte erano anche dei falsi storici terrificanti, tipo c'è tutta una disquisizione sugli ingressi dei palazzi. Infatti Stucchi, come diceva un mio professore, qual è l'essenza del barocco? Un piccione di 30 kg. È una cosa estremamente leggera, volatile. Tra l'altro questo è un po' di meno, ma è un primo esempio simile dello sfondamento barocco. Di solito, quando si aveva un'altezza, si continuava con dell'architettura dipinta in prospettiva e si aveva... Questa è Santa Maria. Della Vittoria. Della Vittoria, sì. Siamo arrivati alla Fontana di Trevi, adesso ve la faccio vedere, l'hanno sistemata. E... spiegami la storia dell'Otre, questa qua. Sì, praticamente quando venne risistemata la zona e costruita la fontana, si fece una raccolta di fondi pubblici, o meglio, una raccolta di fondi dei vari negozianti dell'area. Un crowdfunding della zona. Sì, che non era obbligatoria, ma quantomeno ci speravano tantissimo. E un unico negoziante non pagò. Quello dell'Otre. Siamo arrivati dentro a Palazzo Cipolla, di cui non ne sapevo neanche l'esistenza, e mi dice... che è un Liberty, giusto? Sì, è un Liberty eclettico di inizio secolo, è molto contaminato rispetto al Liberty standard, però ha reso bene, tipo tutta quella parte a pittura figurativa. Bello comunque, non pensavo ci fossero. Ha un'origine storica antica, semplicemente all'epoca nel 600 era d'uso fare dei manuali. C'è una delle Palazzo zone... Chigi, Sì. Centrale telefonica, sì. Più grande. No, più importante, perché quando in momenti di estrema necessità e sicurezza viene deviato tutto all'interno di questo palazzo. Locrum. Peccato che non è inizio agosto, perché sennò avremmo visto la cerimonia dei petali. Ah sì? La cerimonia dei petali? Praticamente è una cerimonia... Adesso non siamo dentro al Pantheon, è uno dei miei edifici preferiti di Roma. Praticamente a inizio agosto, mi pare il 2 o il 3, i pompieri salgono e cominciano a buttare petali di rosa, perché è un'antica tradizione dei tempi augustei, se non sbaglio. Adesso magari vado a memoria e posso dire una minchiata. Comunque d'origine romana va... E praticamente vengono gettati i petali dal loculum centrale con il taglio di luce. Che bello! Siamo a Campo dei Fiori, quella lì che vedete alle mie spalle non è la statua di un assassino, ma è Giordano Bruno, visto che va di moda gli assassini, giusto? Sì, lasciamo perdere. Assassin's Creed ambientato a Roma non lo deve giocare qualcuno che conosce la storia dell'arte, perché altrimenti ride dall'inizio alla fine. Siamo arrivati in Campidoglio, è il momento del video trash, sentite il fiato. Come sta la sindaca? Spero da qualche altra parte, non qui in questo momento. Mi ha fatto notare Gianluigi il tabulario. Sì, il tabulario. L'archivio delle leggi romane, su cui si trova il Palazzo Senatorio, il Comune di Roma in questo momento. Quindi appoggia su roba di quanti anni fa? Dalla fondazione Turbe Condi, dal 753 avanti Cristo, fatti due conti. Giusto 2800 anni, dai. Ma forse un po' di meno, perché l'edificio non era proprio della fondazione, ma stiamo lì. Questi sono i fori imperiali. No, fori romani. Questi fori romani, scusa. Fori imperiali stanno dall'altra parte. Ah, giusto. Io sono sculturato. Io. E qui c'erano. Qui abbiamo... Ecco, vedi che anche Gianluigi prende fuori le cartine, perché ne sa a tronchi, ma non così tanto. Guardate un po' dove stiamo. Questo non so cosa sia, credo che abbiano fatto stanotte.
No, sì, è probabile. L'abusivismo edilizio è uno dei grandi problemi di questa città. Ho già salutato Gianluigi, sono qui sulla terrazza della stazione Termini, sto scendendo con la scala mobile e come avete visto una giornata particolare rispetto alle altre, dove ho avuto una guida che finalmente mi spiegasse qualche cosa di Roma, perché non se ne sa mai abbastanza. Ho dovuto tagliare molto e non ho filmato tutto quello che mi ha spiegato, ma lo ringrazio perché è stato veramente istruttivo e tra poco ho il treno per tornare a casa e a dopo. Sono arrivato a Bologna, sono in attesa che parta l'ultimo treno che mi riporti più vicino a casa, diciamo, e quindi questo viaggio è arrivato alla fine. Prima o poi doveva succedere, quindi prepariamoci. Spero che vi sia piaciuto. Ditemi voi che cosa pensavate di questo viaggio, se vi piacciono i viaggi in treno, quelli ad alta velocità o quelli più lenti e tranquilli che vi portino di tappa in tappa. Intanto avrete notato che ho preso un Italo alla fine, quindi non ho viaggiato solo con Trenitalia. Di solito Italo è più conveniente e fa spesso delle offerte, quindi avendo una qualità anche molto elevata è un'ottima opzione da valutare su tratte standard, diciamo, ad alta velocità. Poi 10 minuti di ritardo li fanno tutti l'uno e l'altro, quindi oramai non ci si fa più caso, il ritardo è cronico nell'alta velocità. Bene, vorrei arrivare a questo punto alle conclusioni finali del viaggio. Intanto sui treni, ho utilizzato sempre l'app di Trenitalia per acquistare i biglietti perché volevo vederne il funzionamento. Bene, nel 50% dei casi il controllore mi ha scansionato il QR code ed è andato tutto perfettamente. In un 40% dei casi mi hanno solo guardato la tratta e l'orario che combaciassero. Nell'ultimo 10% dei casi erano tratte brevi e non è passato neanche il controllore a controllare. Sostanzialmente l'app ha funzionato, probabilmente ha funzionato anche meglio delle biglietterie perché potevo prenderlo fino a quasi all'ultimo minuto e quindi vedere se riuscivo a prendere quel treno o meno senza mettere le mani avanti. Parlando invece dei luoghi che ho visitato, totalmente promosse dal mio punto di vista, Perugia e Arezzo sono veramente belle e a portata di turista, mentre sono interessanti ma non al top Pistoia, Spello e Porreta Terme, che richiedono praticamente poco tempo per essere visitate in maniera completa e quindi sono più che altro delle tappe intermedie e non altro. Invece da rivedere Spoleto. Spoleto perché è patrimonio dell'UNESCO, ma sinceramente mi ha deluso perché offriva pochi servizi al turista, almeno in questi giorni che ci sono stato io, e quindi la vorrei rivedere per valutarla meglio. Totalmente bocciata invece Foligno, che secondo me ha un gran potenziale, ma come avete potuto vedere sia dai foto che dai video non sono riuscito a godermela più di tanto, a parte il blockbuster ancora aperto. Siamo arrivati veramente alla fine adesso. Al prossimo viaggio, ragazzi. Ciao.